Oggi parliamo di una cosa assolutamente, apparentemente e totalmente inutile nel vostro campo, ma forse non lo è del tutto, che è la figura dell'intellettuale. Che cos'è l'intellettuale e che cos'è la figura mista dell'intellettuale e dell'artista? Anche la figura dell'artista è altrettanto indefinita, è talmente indefinita che in italiano spesso uno dice io faccio l'artista. Un po' come dire faccio lo scemo, no? Nessuno dice io sono artista. Lei cosa fa? Io faccio l'artista. Uno dice io sono medico, sono architetto, no? Sono avvocato, ma faccio l'artista. Faccio il grullo, è una cosa abbastanza rara. Lei cosa fa? Faccio l'intellettuale. Sono due robe che uno fa, che non è. E noi invece tenteremo di vedere se è possibile trasformare il fare l'artista e il fare l'intellettuale nell'essere artista e nell'essere intellettuale. E in che misura queste due figure si combinano nel progettista, soprattutto nel progettista consapevole, nella attuale modernità. Per fare questo percorso bisogna partire molto indietro nella storia. Un bravissimo epistemologo canadese, americano, purtroppo morto di recente, che su questo tema si chiama Alan Kramer, che su questo tema aveva lanciato una proposta molto carina, dicendo la differenza radicale sta fra il profeta e il filosofo, due figure dell'antichità. Cioè in che cosa consiste il mestiere del profeta? Il profeta deve avere buone gambe, deve riuscire a salire in cima al Sinai, aspettare il tuono, parlare con Dio, scendere e trasmettere alla tribù quello che Dio gli ha detto. Cioè il profeta funziona di pancia. Se riesce nel primo momento in cui scende a convincere la tribù che quello che dice è la parola di Dio, evita di essere lapidato. Se non li convince, se non convince la tribù lo fa fuori. Questa è la figura drammatica e epica del poeta. All'opposto, qual è la figura del filosofo? Il filosofo è un magnone greco che partecipa al simposio, no? Sta lì, beve, mangia la capra con gli amici e un po' sull'ubriaco avanzato è obbligato non più a trasferire la sua convinzione in modo viscerale, ma deve riuscire ad argomentare le cose che racconta in modo che gli altri ci credano. Su questa distinzione fra il profeta e il filosofo, Kramer diceva, da questa distinzione nasce questo miracolo unico nel mondo che è lo spirito scientifico. Cioè, in fondo, anche gli antichi egizi sapevano calcolare, avevano una sorta di generica tabella dei seni e dei cosseni che gli permetteva di fare l'agrumensura, perché quando sbordava il Nilo, dovevano pur tornare questi contadini a sapere di chi era un terreno e di chi era quell'altro. E erano bravissimi in geometria applicata, però su dei parametri astratti. Erano felicissimi di usare i parametri astratti. Gran parte di questi parametri astratti le venivano dalle condizioni di tipo geometrico, approssimativo, sperimentale di origine indiana, e con questo andavano a posto. Il greco era drammaticamente ossessionato da una questione diversa, cioè se non aveva la spiega per poterla convincere il suo dirimpettaio, non si fermava. Questo che lo porta ad inventare le teorie matematiche, questo che lo porta nel gruppo dei post-pitagorici a fare il calcolo esatto del bastone, dell'ombra del bastone, e invece da lì parte, ne parleremo più avanti, e va a scoprire che cos'è la trigonometria. Il greco ha un problema di convincimento, cioè deve essere in grado di razionalizzare la cosa fino in fondo. È con loro che nasce la figura dell'intellettuale. Ma non solo, una volta che è costretto a convincere, si frega, povero greco, perché tende a convincere anche la città alla quale appartiene, alla polis. E convincere la polis non è mica un'operazione tanto facile, perché si convince più facilmente con le armi che col pensiero. E se uno ci prova col pensiero rischia di farsi male. Infatti, col greco si inaugura una figura assolutamente nuova, che è quella dell'intellettuale che fa una brutta fine. Potete cominciare a pensare alla figura del povero Socrate, no? Era brutto, aveva
le orecchie a sventola, come raccontano i suoi contemporanei. Era anche un po' disgraziato nel movimento, però era geniale. Non avremo la filosofia di Platone senza la base parlata di Socrate. Eppure Socrate, per essersi opposto al regime politico in corso, fu condannato a suicidarsi. Primo intellettuale che si fa di cicuta per chiudere la partita. E guardate che l'antichità di questi esempi di intellettuali che si suicidano è piena. Pensate al caso di Cicerone, cioè Cicerone viene alla fine delle guerre civili romane più o meno condannato a morte, ma gli offrono il diritto al suicidio, e poi lui si suicida, gli taglia le mani, che era quelle con le quali aveva scritto il testo, cosa incredibile, e riporta le mani a Roma, perché dicono è con quelle mani sataniche che lui ha scritto. È la prima condanna fisica dell'intellettuale. E va avanti così, pensate al povero Seneca, alla stessa fine, anche lui, cioè gli viene offerta la possibilità di ti suicidi, l'imperatore dice suicidi e lui si suicida. Allora da lì viene questo nostro accumulo mentale in base al quale l'intellettuale è in un qualche modo condannato ad una vita catastrofica. Il vero risarcimento e la vera riscossa della figura dell'intellettuale avviene curiosamente in quel periodo che tutti considerano oscuro solo perché non lo studiano, quello che noi chiamiamo in un modo orripilante il Medioevo. E fra di loro spicca una personalità straordinaria, che è Guglielmo da Ockham. Guglielmo da Ockham è uno dei grandi pensatori dell'epoca ed è quello che farà saltare una parte del pensiero incredibilmente articolato di Tommaso d'Aquino, quello della Summa, perché ne mette in dubbio una serie di parametri su delle questioni molto sofisticate che qui non è il caso di affrontare, ma che sono abbastanza divertenti, o che almeno vale la pena accennare, sulla definizione del come si fa a capire le cose. Le cose sono quelle che noi abbiamo nella nostra testa perché il nome le rappresenta, o il nome le rappresenta in quanto noi ce le siamo inventate le cose? Cioè, qual è il percorso? Siamo idealisti o siamo materialisti? Un dibattito formidabile, perché era il dibattito in realtà che seguiva la storia dell'Occidente dal confronto teorico fra il pitagorismo finito in Platone e dall'altro lato lo sperimentalismo finito in Aristotele. La domanda era sempre quella, cioè sono io che vedo le robe e gli do un nome o sono le robe che mi convincono a prendere il nome? E Guglielmo da Ockham chiude in un modo fantastico il dibattito, in un modo geniale, perché anticipa già quella che poi sarà per Bergson l'intuizione delle robe, diventando che nomina sunt consequentia rerum. I nomi sono le conseguenze oggettive del nostro conoscere le cose. E chiude un dibattito che, per chi poi voi studiate, vi divertite tutti col latino, era straordinario, e chiude il dibattito fra l'idea che si possa immaginare se sono in re o in rem. Se sono in re vuol dire che stanno già lì dentro, se muovono. Se lui dice no, non sono in re, sono con l'accusativo, sono in rem. La scoperta, la conoscenza avviene non nella cosa ma mentre penetro la cosa, quindi con l'accusativo. Dimenticate, questi gag sono molto divertenti, sono molto utili, ma servono in parte poi a fare la definizione successiva. Cioè questo pensiero che avviene intorno a Ockham, noto anche perché dice bisogna chiarire tutto, lo troverete anche su Wikipedia, il rasoio di Ockham, no? La ripulitura dei concetti. Ockham fa una dichiarazione formidabile nell'ambito delle battaglie politiche per la successione dell'impero a Lodovico il Bavaro. E un giorno gli dice, quando viene inseguito da Parigi perché sembra che abbia tradito la Sorbona, finisce nel meridione di Francia, l'impero lo rincorre per altri motivi, cioè diventa un primo intellettuale rompiscatole, cioè lui è il prototipo storico di quello che sarà l'intellettuale rompiscatole. Lui risponde all'impero in un modo fantastico nel suo accordo con l'impero e dico tu defendas me gladio, cioè tu come militare mi difendi grazie a sbaglio, ego defendam te calamo, io difendo te con la scrittura, con il calamo. Con questa dichiarazione
fa saltare l'equilibrio del Medioevo. Cioè, come dice con genialità Le Goff, il Medioevo inizia con una suddivisione molto precisa fra chi si occupa di bellum, cioè chi fa il guerriero, e chi si occupa di sacerdotium, cioè chi si occupa di parlare con Dio, no? Il mondo dei guerrieri e il mondo dei preti. La mutazione verso la modernità, quella che fa sì che la nostra società sia diversa da quella greco-latina, avviene proprio allora. Cioè fra chi fa il gladio e chi fa il sacerdozio si inserisce questo nuovo personaggio intollerabile, fantastico, che è l'intellettuale, quello che con il calamo inventa l'altra ipotesi. Da quel momento lì noi diventiamo degli animali diversi, a tal punto che tantissimi termini che noi usiamo, tantissimi concetti che ci perseguitano ancora oggi, vanno a formarsi in quegli anni lì, che sono gli anni della scolastica. Cioè, l'intellettuale è una cosa bizzarra che nasce negli anni della scolastica. Però questo intellettuale degli anni della scolastica vive ancora la scolastica che sostanzialmente si fonda sui grandi insegnamenti. E il grande insegnamento della scolastica passa attraverso questo corso universitario che voi purtroppo non fate più perché non volete fare scolastica e perché i rettorati di oggi sono arretrati rispetto alla filosofia medievale. La scolastica seguiva due percorsi. Un percorso era il trivio e l'altro percorso era il quadrivio. È fondamentale questo ricordo perché sembra una stupidaggine, ma era la formazione. Il trivio si occupava di tre corsi principali, che era la grammatica, la retorica e la dialettica. Dice, ma che roba è da trombone? No, la grammatica voleva dire controllare fino in fondo i meccanismi che formano la lingua e quindi la scrittura. Sarebbe come dire potere sulle emittenti televisive di allora. La retorica era la capacità di usare questi strumenti per elaborare un pensiero convincente, ma soprattutto per portarlo ad essere espressivo. Quindi nella retorica diventava necessario avere studiato i classici, sapere le lingue fino in fondo, non solo la lingua specifica, cioè c'era tutto il tema dietro. La retorica in un qualche modo sarebbe ancora la radice di gran parte degli insegnamenti di storia dell'arte. E il terzo pezzo del trivio era la dialettica. La dialettica, cosa vuol dire la dialettica? La dialettica è quello che preparava sia l'avvocato che il filosofo. Cioè, con gli strumenti che ho, in che modo mi muovo? Esattamente come l'università di oggi. Un po' decaduta l'università di oggi rispetto a quella Sorbona del 300, però il concetto era sostanzialmente lo stesso. Questo formava il trivio. Il quadrivio era l'insegnamento opposto. Era l'insegnamento delle grandi cose che era necessario sapere per poter organizzare la mente ed era sostanzialmente in un qualche modo scientifico. Era costituito uno dall'aritmetica, che non era, come dicono l'eraminga de fa de cunt, non era solo fare il conto. L'aritmetica era entrare in tutta la meccanica complessiva del concetto dell'aritmetica che in quegli anni lì si stava articolando anche in base alle grandi nuove informazioni di cui parleremo nelle prossime lezioni che provenivano dal mondo arabo. Due, la conseguenza naturale, il parallelo dell'aritmetica, l'altro corso era la geometria, cioè come questi numeri avevano un senso nel disegno geometrico. E il terzo e quarto corso ne era la conseguenza. Una volta che sai fare l'aritmetica e la geometria, il terzo corso fondamentale era l'astronomia. E dall'astronomia derivava non solo guardare gli astri, ovviamente, ma anche fare tutte le proiezioni che permettevano poi di costruire, cioè non si diventava un architetto decente senza l'astronomia. E infine la quarta arte, tecnica, matematica, era la musica, perché era conseguenza del mondo dei numeri. Rispetto a questo mondo, che era quello del trivio e del quadrivio, le altre arti erano dette meccaniche. Erano meccaniche perché si facevano con le mani e siccome si facevano con le mani si chiamavano arti, cioè l'architetto. L'architetto era l'unico che per alcuni non si capiva bene se farlo rientrare nella categoria
di chi si occupava di geometria e di astronomia e di equilibri armonici, quindi musicali, oppure se era già lui uno d'arti meccaniche. Ma sicuramente chi faceva il pittore, chi faceva lo scultore, era più vicino al tagliapietra, apparteneva al mondo magico delle arti meccaniche. Questo è il mondo e il cosmo nel quale si comincia ad elaborare e ad articolare la figura dell'intellettuale. L'intellettuale è l'animale trasversale che collega questi mondi e che giocherà in alcuni casi dei ruoli incredibilmente importanti quando si occupa di letteratura. Perché pensate che Petrarca viene laureatus, cioè, non vuol dire che ha fatto la laurea, gli viene imposto per ordine misto del Papa e dell'Imperatore la corona di alloro come poeta. Cioè, la figura del poeta è formidabile, ma chi scrive, chi domina il linguaggio e la poesia, finisce col fare dei mestieri anche abbastanza divertenti, tipo il cancelliere della Repubblica Fiorentina, salutati come cancelliere. I grandi personaggi della retorica fiorentina sono quelli che si oppongono alle posizioni politiche, che governano e che hanno il grande pregio di saper scrivere, sono i letterati e sono pagati in conseguenza. C'è un bellissimo libro di Hauser su quanto si pagava un intellettuale allora, così erano pagati veramente delle cifre che oggi ci sogneremmo, mentre gli artisti rimanevano sostanzialmente quelli delle arti meccaniche, degli artigiani. Cioè tutta la cultura del primo Rinascimento è una cultura artigianale dove l'artigiano è sottoposto alla complessità del linguaggio dell'intellettuale. L'unico che si ribella un po' è Botticelli, mi piace molto, perché Botticelli indicabilmente non è un intellettuale, dipinge dei quadri sull'ordine dell'intellettuale. E dipingendo i quadri per ordini, però ci inserisce dentro degli oggetti popolari, popolaresche, che sono di presa in giro. Questo meriterebbe una lezione intera solo sul caso Botticelli e la sua atipicità comportamentale, perché lui fa un po' l'artigiano, rappresenta al meglio di ciò che è allora il culto artigianale, anche nelle cesellature, e rappresenta in fondo lo spirito di Firenze prima della rivoluzione tremenda moralista che chiuderà il secolo, demolendo gran parte del lusso, e però ancora la figura mista. La vera rivoluzione che si forma all'inizio del Cinquecento è quella delle tartarughe ninja. Ce l'avete in mente, no? C'è stato un intuito incredibile delle tartarughe ninja, perché se si esclude Donatello, che è ancora una figura però molto più intellettuale del previsto, perché Donatello è uno che sa di matematica, sa di prospettiva, parla con Leon Battista Alberti, cioè è già un proto intellettuale. Gli altri tre, Raffaello, Michelangelo e qual è il quarto? Mi ricordo, la quarta tartaruga ninja, c'è Raffaello, Michelangelo e Leonardo. Le altre tre sono di età diverse, perché Leonardo ha nell'immaginario collettivo la barba, mentre Raffaello è sempre giovane, muore giovane perché amato dagli dèi, e Michelangelo è contorto come un olivo e come tale campa lungo come un olivo. Però che cosa hanno in comune questi tre personaggi così disparati? Sono per la prima volta degli intellettuali. Cioè tutti e tre non appartengono più alla schiera degli artigiani del Rinascimento, ma sono una mutazione genetica. Lo sono in modo particolare per un motivo anche di origine sociale, perché sono tutti e tre ragazzi di buona famiglia. Michelangelo è figlio di una sorta di notaio della Repubblica, quindi nasce non più nel lato popolare della cultura estetica, ma nel lato documentato della cultura estetica. Attenzione, lo è in modo tale che verrà addirittura formato nella più raffinata delle scuole di allora, che sono i Giardini Medicei a Firenze. I Giardini Medicei sono la scuola dove vanno a formarsi i figli di Lorenzo il Magnifico. Cioè, quindi lui va a scuola con i figli di Lorenzo, in una scuola dove si studiano delle cose raffinatissime.
è quello che fa di lui un mutante rispetto alla cultura precedente. Leonardo è un po' più vecchio, però Leonardo ha il vantaggio di essere figlio del ragioniere capo della Repubblica, più o meno. E essendo figlio del ragioniere capo, quindi non figlio di un artigiano, nasce già sostanzialmente un po' rompiscatole. Lui sin dall'inizio è sperimentalista, quindi segue un pensiero che non è quello dominante. La seconda metà del Quattrocento fiorentina è totalmente neoplatonica, quindi antisperimentale, è speculativa, non è sperimentale, parte dalle teorie, non parte dal controllo della quotidianità. Accetta le teorie in quanto spiegano la realtà, cioè accettano la scoperta della prospettiva perché la si disegna la prospettiva, la si dimostra, ma non sono sperimentali. Leonardo rompiscatole, Leonardo comincia a dire non è vero, la prospettiva non esiste. Cioè io guardo con l'occhio, come faccio? L'occhio è grande così, non è un punto zero. Quindi quello che vedo, e poi soprattutto guardo con due occhi, quindi non è vera la prospettiva, perché io la palla non la vedo come la, con la prospettiva. Se la metto vicino vedo di più di quanto non è la sua mezza sezione, no? Ma anche nel rapporto con le distanze, non vedo il rapporto con le distanze come le dice la prospettiva, però c'è un primo piano confuso, c'è un piano di focalizzazione, c'è un testi fantastici suoi su questo argomento, dove vedo i cromatismi e un piano in fondo che di fuga e nulla a che vedere con la prospettiva. Cioè è un drammatico rompiscatole. Ma è un drammatico rompiscatole perché ha il diritto alla sperimentazione in quanto è figlio di buona famiglia, forma una delle immagini nuove. E infatti poi il suo destino ne sarà conseguente, perché quando poi per Sisto IV mandano a Roma tutti gli artigiani ancora, i grandi, quelli noi chiamavamo oggi grandi artisti, ma sono ancora psichicamente gli artigiani, o lui mica lo mandano, cioè dicono quello rompiscatole non si può mandare a Roma. E allora avviene anche questa storia che io racconto in modo così ilare, ma il babbo suo prende il telefono e chiama Lorenzo Magnifico e dice, oh, boh, senti Lorenzo, ascio, io ho sto mio bimbo, ma perché non me l'hai mandato a Roma, no? E dice, perché a Roma non si può, perché a Roma te lo tratta male, non sanno, non accettano gli anarchici. E allora dice, oh, già che ci sono, te lo raccomando mio amico, e lo raccomanda a Lodovico il Moro. E questo è il motivo per il quale Leonardo l'anarchico finisce a Milano e si mette a fare di tutto, cioè ogni tipo di sperimentazione, ed è quello che sta alla base di tutta la sua mutazione anche di visione delle cose, per le quali l'arte non è più semplicemente arte meccanica, l'arte è speculazione, l'arte è ingegneria, l'arte è soprattutto idraulica e ogni tipo di ipotesi del secondo mutante. Il terzo mutante è Raffaello, cioè perché Raffaello per la prima volta è figlio dell'artista di corte più noto di Urbino. Il babbo suo è il primo che scrive una sorta di manuale, il Santi, scrive un manuale per di comportamento chic, cioè come ci sia, un manuale di corte. E sì che sto Raffaello cresce nell'ambito della corte, cresce figlio di un signore che lo tratta bene, cioè nasce fra i veluti e i cuscini, e cresce fra i veluti e i cuscini con la consapevolezza di essere cresciuto fra i veluti e i cuscini, a tal punto che il primo incarico che prende, giovanissimo, gli viene direttamente dal papato di Roma, e non lo chiamano a fare il pittore, lo chiamano a fare l'intellettuale, cioè lui viene assunto a Roma come estensore dei brevi apostolici, viene mandato, chiamato come scrittore. Allora, con queste tre figure, il contortissimo Michelangelo che scrive dei sonetti formidabili, è mosso da questa passione per Vittoria Colonna, è molto vicino alla riforma protestante per un certo momento, è convinto che il nicodemismo sia, il nicodemismo è quella roba lì del Nicodemo, poveretto quello che diceva, io non lo conoscevo, cioè che se tu menti per nascondere la tua fede è legittimo, che era una delle pratiche dei riformati che volevano evitare il rogo, perché era molto meglio essere riformati che bruciati sostanzialmente. E formarono questi gruppi che si chiamano nicodemisti. Michelangelo è sicuramente nicodemico, infatti rappresenta Nicodemo in una delle sue più potenti sculture, in una delle sue pietà ultime, c'è questa figura di Nicodemo contorto, così che si pone sopra la figura del Cristo perché lo solleva, e che è pieno di significato.
con loro nasce questa bestia nuova che è l'artista intellettuale. Con quello cambia il mondo. Pensate che negli stessi anni, in fondo, Dürer inventa un'altra figura, muta l'artigiano in teorico dell'artigianato. Se voi andate a vedere, Dürer pubblica alla fine del 400, inizio del 500, un bellissimo libro a Venezia sulle forme dei corpi, che è l'opposto di quello che uno, lo trovate anche cercando su internet, che è l'opposto di quello che può fare sia un platonico che uno sperimentalista, è quello che fa un analista empirico, un vero tedesco. Cioè il vero tedesco rimane uno artigiano che teorizza l'artigianato, cioè diventa uomo di scrittura senza diventare quella cosa perversa nostra che è l'intellettuale. I veri pervertitori sono gli italiani con l'invenzione dell'artista intellettuale alla fine, all'inizio del Cinquecento. Da quel momento lì la vita diventa una catastrofe. Perché? Per un lungo periodo ancora si continuerà a considerare la figura del creativo come una figura sottoposta ai capricci della corte. Se pensate che Giovanni Sebastiano Bach, quando era alla corte di Köthen, vestiva per suonare la livrea dei camerieri, cioè i musicisti suonavano in livrea. Già si era emancipato il suo collega Handel, perché era proprietario del teatro dove faceva, a Londra, perché Londra era un altro mondo, era proprietario del teatro, faceva i soldi, ma era già una innovazione. Poi i suoi figli si sarebbero emancipati, perché uno dei figli andrà a lavorare con i successori di Handel. Ma ancora la grande figura di Giovanni Sebastiano Bach è sostanzialmente una figura di inserviente, come lo sono molti musicisti, come lo sono gran parte degli scrittori che lavorano per conto di, cioè se non hai una prebenda chiudi il negozio, non c'è mercato per la scrittura, non c'è mercato se non quella, non nella rendita che ti dà lo Stato, che ti dà il monarca, e oppure nella rendita che ti dà il monarca per fare teatro, ma non c'è bigliettaggio, il teatro che ti fa, come fai a guadagnare soldi? L'intellettuale torna ad essere una figura un po' servile rispetto a questa exploit formidabile che è la figura libera dei grandi creati italiani. Rimangono assai liberi, ma mica troppo, quelli legati al mondo ecclesiale, Tommaso Campanella per esempio, si fa però 30 anni di galera, cioè, perché quando non sei d'accordo ti mettono dentro, lo fa anche il poveretto che bruciano, cioè, la pira è lì come un rischio quotidiano per il tuo mestiere di intellettuale. L'intellettuale si libera in verità non ancora negli anni dell'illuminismo, perché Voltaire si fa riempire di bastonate dai servi del cardinale di Rouen in quanto ha scritto una cosa che non piace al cardinale. Gli inglesi sono i primi, per via della mutazione della loro società, ad esprimere il diritto al pensatore libero, ma in realtà è la rivoluzione francese che sancisce l'intellettuale come una bestia intollerabilmente utile. Quella che Napoleone Bonaparte con grande intelligenza chiamerà, e con disprezzo perché gli stanno proprio antipatici, ce li ha sempre fra i piedi sti qua, li chiama les ideologues. La parola ideologo è inventata da Napoleone Bonaparte, non è mai esistita prima, ed è una parola di disprezzo che lui inventa nei confronti di questi scassapiedi che giravano nella Parigi, che tentava di dominare attraverso il dominio dell'esercito e della normativa. Ma in quegli anni lì si forma la figura formidabile dell'ideologo e dell'intellettuale. E guardate, avrà una conseguenza assolutamente formidabile. La Francia, finito l'impero, torna alla monarchia. Torna alla monarchia perché rimane un fratellino che gli ha tenuto la testa, cioè uno è stato decapitato, l'altro è morto, rimane l'ultimo fratellino che diventa re di Francia, poi Luigi XVIII, poi Carlo X, Luigi XVIII. Nella monarchia della Restaurazione comincia a sentirsi una voglia di cambiamento, perché la Restaurazione, cioè dopo il sogno imperiale, dopo l'incredibile movimentazione dell'epopea,
ritornare proprio come prima, sembra di tornare alla scuola elementare, cioè comincia a nascere un'ebollizione. Questa ebollizione come si manifesta? Si manifesta nel 1830 quando Victor Hugo mette in scena Hernani, quello che riprenderà poi più avanti Giuseppe Verdi facendo le Hernani. Devo dire, una roba di una noia mortale. Di una noia mortale, letta oggi, per l'epoca dirompente. Hernani viene rappresentato e si forma il primo vero scontro generazionale della storia della modernità. Lì in mezzo c'è Berlioz fra i giovani che ha 28 anni, ci sono i futuri intellettuali Théophile Gautier che ne ha 19, ci sono gli artisti di Francia nella generazione che va dai 18enni ai 29enni. Credo che il più vecchio fosse Berlioz, che ne aveva, forse ne aveva 30. Questi arrivano, sono entusiasti, non li vogliono far entrare, entrano, sono entusiasti di sto Victor Hugo che anche lui ha 28 anni, cioè è una rivolta, è la prima rivolta giovanilista della storia d'Occidente, cioè in cui una generazione manda al diavolo quella precedente. Finisce in modo bizzarro, aprono questo teatro, entrano i vecchi, i vecchissimi, alcuni avevano addirittura 40 anni, e la cosa si conclude con un lancio di ortaggi, di cavoli, di uova, in una rissa tremenda. Hernani è la prima grande rissa teatrale della modernità. Questa prima grande rissa teatrale, andatevelo a guardare perché è una storia da leggere nei dettagli, è troppo divertente, è la prima rottura intergenerazionale europea su questioni estetiche. C'è proprio a sberla in faccia. Quello che farà Marinetti 80 anni dopo è poco rispetto a quello che fu Hernani. Hernani è la chiave di volta di una mutazione, cioè di una struttura nuova della cultura occidentale. Siamo tutti figli di Hernani, non lo sappiamo, però siamo in realtà tutti figli di Hernani. Allora, da quel momento in poi la società si agita. Pensate che uno mi dirà, ma una rappresentazione teatrale cosa vuol dire? È mica tanto, perché da lì, era febbraio, credo, fine febbraio era lì, da lì a luglio una rappresentazione a sera in un teatro da 1500 posti voleva dire decine di migliaia di persone. Hernani ebbe la forza dirompente di un super messaggio televisivo o di un super messaggio dei media di oggi, e l'effetto si fece sentire. Partecipò gran parte di questa mutazione della sensibilità ai fatti di luglio. A luglio si fa la rivoluzione, finisce la monarchia della restaurazione e inizia la monarchia nuova costituzionale di un parente lontano, che è quello che farà la prima monarchia borghese del continente europeo, partendo da un evento intellettuale. Allora, in questo gioco, che parte, così riassumendo, parte da povero Socrate, ripassa da Guglielmo da Ockham, trova la sua definizione nei ragazzi di buona famiglia che diventano autonomi rispetto al potere perché l'intellettuale si afferma nel Rinascimento, fino alla mutazione della figura dell'illuminismo in una figura di traino, cioè con Hernani nasce la vera pulsione romantica, cioè per la prima volta l'intellettuale ha un ruolo attivo all'interno della società, la trascina della società moderna, cambia completamente la figura. E questo fa sì che il creativo da quel momento in poi diventa non più semplicemente uomo asservito alle direttive del potere, cioè dipingo, se certo poi posso entrare in contraddizione perché metto degli elementi particolari nel quadro, posso entrare in contraddizione con il passato perché invento un progetto nuovo del sistema dell'architettura, posso entrare in contraddizione perché entro nella battaglia famosa del Seicento fra gli antichi e i moderni, fra chi credeva ai modelli del passato come obbligatori della classicità e chi invece credeva ad un'invenzione della propria epoca. Però mai fino ad allora ero come intellettuale un trascinatore della società nella quale mi muovo.
Da quel momento lì viene sancita la figura, cioè nasce l'altro mondo, questo mondo bizzarro al quale apparteniamo noi, per quanto oggi la figura dell'intellettuale sulle spiagge di Capalbio è leggermente scemata, cioè noi lo chiamavamo l'estenuato, cioè quello che arriva con la mazzetta dei giornali, si sente sullo sdraio e legge un po' di commenti, è un po' lontano dalla figura hemingwayana, no? Ma però con quella mutazione l'artista, il creativo, l'intellettuale non può che essere anche uomo d'azione. E no, essendo uomo d'azione non può non sentirsi in dovere di creare delle cose che possano influire sul modello della società nel quale si vive. Questa è la radice della pulsione della genesi del design. Tutta questa roba qua lunga che ho raccontato serve semplicemente a capire che da William Morris in avanti, ma anche da Émile Gallien con i suoi vasettini e la sua testa socialista, dalla dichiarazione di Loos, decorazioni sfabrici, cioè mettiamo ordine, puliamo tutto, facciamo delle aule senza fiori alle pareti, alla partecipazione negli eventi politici bellici del mondo dei creativi, è nata una figura nuova. Questa figura nuova non si può esimere quando crea di tenere conto dei rapporti che ha con la società. Cioè l'artista di oggi, il creativo e quindi anche loro, sono direttamente coinvolti nelle meccaniche di pulsione della società. Adesso, detto questo, nel paese post-berlusconiano è un po' dura, però è un tema di riflessione estremamente importante. Diventa ancora più interessante se vi rendete conto di quanto la creatività cresca quando questo rapporto fra volontà di fare nel campo estetico o tecnico e volontà di coinvolgere nel campo del sociale, della società, di quanto siano combinati. Pensate alla funzione formidabile che ebbero i milanesi nel dopoguerra, no? Il design milanese, che è quello che fa nascere poi sostanzialmente il design italiano, nasce al Politecnico, non questo, quello vecchio, in una micro facoltà di architettura dove gli iscritti all'anno erano 30, quindi ci si conosceva, si andava a lezione anche volentieri, oppure se uno odiava l'altro lo odiava per la vita. Erano 30 iscritti e questo Politecnico cominciava a produrre personaggi che andavano dal Gio Ponti iniziale ancora ai personaggi esistenti, cioè sì, tutti i personaggi esistenti, anche la Gae ne faceva parte, cioè li vedete appesi qua, erano appesi qua come nel corridoio dell'atrio, formano un nucleo di personaggi che sono tutti, almeno fino agli anni 60, mossi contemporaneamente da una volontà di riforma, di partecipazione alla mutazione della società, molti impegnati anche politicamente, e da un altro lato legati alla figura del progetto. Allora, questo lungo racconto serve a lasciarvi solo un'idea in testa, che il progettista è un intellettuale in quanto è sempre è un uomo d'azione. Cioè in ogni progettista sta una parte dell'anima folle di Hemingway. Cioè se uno non è detto che sia obbligatorio ubriacarsi come bestie, però è assolutamente necessario capire che ciò che si fa è legato al mondo nel quale si opera e ciò che si fa ha come scopo di mutare una parte del mondo nel quale si opera. E questo ci permetterà poi di chiudere con una distinzione che io tendo a fare sempre fra il designer e lo stilista. Sono due bestie completamente diverse. Cioè lo stilista è un signore che dà una forma in base alla richiesta. E se lo andate a vedere 50 anni dopo, vi rendete conto che la forma data in base alla richiesta corrisponde al sapore dell'epoca. Se voi guardate un cappellino degli anni 50, sa di un cappellino degli anni 50. Se ve lo mettete in testa, sapete che state compiendo un gesto retro, simpatico, ma probabilmente non ve lo mettete neanche in testa.
Se andate a vedere una pagina di grafica di Massimo Vignelli, fatta per il teatro di Giorgio Strehler, per il piccolo teatro alla fine degli anni 50, curiosamente non è una roba d'epoca, è una roba che rompe il rapporto con i tempi. Se andate a guardare banalmente La poltrona a Barcellona, quella di Miss, la usate, io la uso ancora adesso, ma non mi sembra di usare un cappellino degli anni 50, uso un oggetto che mi è contemporaneo. Allora, in che cosa consiste questa differenza? Che lo stilismo prende l'epoca e lo tramuta in un'icona. Quando è molto abile, prevede la pulsione dell'epoca di un anno e fa la proto-icona in modo che tu ti compri quella roba lì da mettere al negozio, al mercato, trascinando. Chi fa design inventa tutto un altro gioco. Gioca costantemente su un'ipotesi, in un qualche modo, di rapporto fra il suo comportamento e la società nella quale vive. Riprende la grande lezione dell'intellettuale impegnato. E gli esempi sono formidabili. Torniamo sempre alla poltrona a Barcellona. Quella, perché ci piace così tanto? Perché in fondo è l'ultimo ectoplasma rimasto di una Germania che credeva in un futuro possibile, mentre l'imbianchino con i baffetti stava cominciando a distribuire le croci uncinate. Cioè, quello è l'ultimo esempio di libertà della Germania prima del nazismo. E in questo suo sogno di libertà, in questo suo sogno di modernità, che noi troviamo un elemento di dialogo che ce lo fa comparire come un coso a noi, un coso, neanche un coso a noi contemporaneo. Ma pensate all'ironia delle lampade del Castiglione, no? L'arco. L'arco c'ha 60 anni, o forse anche di più o meno, siamo lì. O no, se non mica li dimostra, ma perché non li dimostra? Anche lì perché il gioco che c'era dentro, no? Era un gioco di partecipazione alla mutazione politica dell'Italia di allora, era un tentativo di diventare ironici, era un tentativo di usare i materiali che allora erano all'avanguardia, ma usarli per raccontare l'italianità dell'arco, del marmo, del ferro, cioè tutte quelle robe lì poetiche messe insieme che avevano una forza sostanzialmente più politica ancora che estetica, ne fanno un oggetto che riesce a rompere l'equilibrio del tempo. Allora, questo lungo mio sproloquio di oggi, che spero vi abbia lasciato 3 o 4 tracce bizzarre nella testa, a che cosa serve? Serve a capire che il progetto del design è un progetto stabile solo quando è in grado di interpretare una pulsione politica del mondo nel quale vive. Quando riesce a portare a termine quella pulsione, diventa stabile. E a questo punto potete aprirvi un film. Andate a rivedervi le prime robe miserabili ma fantastiche del Bauhaus di Weimar. Mobili scomodissimi, però formidabili e incancellabili. Andate a vedervi La cosa inutile di Rietveld, però che se ce l'avessimo davanti a noi c'è ancora contemporanea. Andate a guardare gli oggetti anche di vetro che faceva Carlo Scarpa, sognando un mondo diverso, quelli sono a noi assolutamente contemporanei. E scoprirete questa cosa bizzarra, che noi siamo entrati in un mondo che ha dei parametri diversi dai mondi passati. Nei mondi passati la cronologia era obbligatoria. La nostra contemporaneità è una roba diversa. Quel libro fondamentale, al quale io devo molto perché l'ho sempre preso così, l'ho sfruttato, che è di Henri Malraux, no? Quello fu poi il primo ministro, primo ministro della cultura nell'Europa postbellica, perché si aveva paura a usare la parola, fu reinventata da De Gaulle per lui, no? Primo ministro della cultura, Henri Malraux ha scritto nel 1947 un libricino carinissimo che si chiama Le Musée Imaginaire. Il museo immaginario, nel quale diceva la vera caratteristica della nostra epoca è che mentre per il passato le robe citabili erano quelle che avevi visto, punto e basta, diciamo, Baudelaire la menava con l'arte, ma non aveva mai visto Giotto perché Giotto non era al Louvre e Baudelaire non è mai andato ad Assisi. Nel mondo nostro uno apre un libro e tutto gli è contemporaneo. Guarda un offset piano, allora si stampava in offset piano,
e può paragonare un Cristo catalano a una statua Khmer. Pensate oggi che lui non sapeva neanche se sarebbe stato internet un giorno. Cioè, nel mondo nostro tutto ci è contemporaneo. E questo fatto dell'esserci tutto contemporaneo, la funzione del mettere ordine in questo gioco per dargli dei tempi lunghi diventa una funzione intellettuale. E all'interno di questa funzione intellettuale che gioca il mestiere di chi decide di non essere solo un abile uomo di fashion, un abile stilista, ma di chi decide che è il design, cioè è il disegnare. Questa distinzione la faccio, è un gioco, non so se l'abbiamo già fatto sui valori. Questa parola di design è divertente perché design francese vuol dire due cose diverse. Si può scrivere IN o EIN, si suona allo stesso modo. IN è il disegno, EIN è il disegno. In Italia le parole sono la stessa, cioè disegnare e il disegno politico di Carlo Magno era unificare l'Europa, certo non era l'unico la matita. Quando parliamo di disegno politico parliamo di progettualità del mondo. Nella testa degli italiani, questa è forse la forza dell'italianità, si genera una formidabile confusione, cioè che disegno del disegnare con la matita e disegno del progettare il mondo intero, Carlo Magno o Augusto Imperatore, è la stessa parola. I francesi, che sono un po' più razionali, hanno messo una E in più, per cui quando uno lo legge è ben diverso. Quando non lo produce è la stessa cosa. Questo concetto è quello che abbiamo ceduto agli inglesi, che hanno preso la parola design e l'hanno trasformata in design. Siccome sono pragmatici, gli hanno dato ogni significato possibile. Ma la radice, questa distinzione fra disegno e disegno, cioè fra design e design, rimane una distinzione fondamentale, perché il design è figlio solo del design con una E in più. Cioè del design che diventa anche un progetto del mondo. E sin dall'inizio, torneremo, siamo già parlato, ma torneremo più avanti su questo argomento, della distinzione britannica, che tanto piace al nostro amico Vanni Pasca, fra Dresser e Morris, si forma la prima distinzione fra chi fa Dresser, fa il dressing, cioè fa solo il disegnetto, e chi Morris inventa una visione del mondo. Oggi la crisi del design corrisponde in realtà a una crisi di visione del mondo. Il compito che hanno questi ragazzi qua è di inventare una visione del mondo e come tale di fare la rivoluzione. Forse non necessariamente col mitragliatore, ma molto probabilmente con la progettualità. Cioè il design è la conseguenza della progettualità e della progettualità visionaria. Ci vediamo la settimana prossima. Bene, ragazzi. E uno è così, sì, è curioso perché il dessin è scritto così, no? E l'altro è dessin, è scritto così. Ma è, questo è il disegno come destino, questo è il disegno come disegno. E poi gli inglesi fanno casino perché continuano con la D, perché per loro disegnare è la drawing, no? E dai francesi, da questo, hanno imparato a fare design. Sì. Sì, però rimane ancora nella schiera del mondo artigianale. Giotto è un personaggio totalmente a parte, a tal punto che verrà ripreso in un bellissimo affresco che c'è in centro Italia, dove viene ripresa anche la rappresentazione che lui fa della genesi del francescanesimo, viene ripreso insieme a altri due super intellettuali dell'epoca, perché viene ripreso insieme a Dante
e a Petrarca, no? E si dice Giotto è già il pittore supremo, perché Giotto gioca questo percorso assolutamente particolare, a tal punto che cosa finisce col fare mica il pittore? Gli ultimi lavori di Giotto sono l'architettura, cioè il campanile è la parte ultima della sua vita. E lo è perché è molto vicino a quel mondo della scolastica, quello di Guglielmo da Ockham, ma è proprio un'eccezione e difatti Dante lo cita per questo motivo. È il primo che dà un'indicazione in questa direzione. Ma la vera mutazione avviene poi col Cinquecento, quando c'è la presa di coscienza vera e propria. Giotto è ancora un uomo del Medioevo che è capace di far di tutto, cioè capace di passare dalla pittura all'architettura e al controllo del cantiere, anche per il primo grande affresco il lavoro da cantiere. Ma la mutazione è successiva. Però buona questa domanda, bravo. Giotto non è un decoratore. No, non è un decoratore, è uno in grado, e difatti la cosa formidabile di Giotto, e lì io, c'è una mia vecchia trasmissione che ho fatto sull'argomento abbastanza interessante, in Giotto ci sono già tutte le caratteristiche specifiche del Rinascimento, perché lui va a copiare una quantità di robe romane infinita, cioè parte infatti, comincia un lavoro facile, che va ad Arezzo e guarda la parte romana di Arezzo e la riproduce. E in questo è parallelo a Petrarca, che sta in Francia e guarda la romanità, che vede ancora molto di più di quanto non la vediamo noi. Ma poi lui sicuramente ha visto a Roma delle robe che oggi non ci sono più. Perché sono passati 700 anni da allora. Quindi, ed erano passati solo 700 anni dalla fine di Roma, meno ancora. Cioè lui in fondo e a sì, 600-700 anni di distanza della demolizione di Roma, quindi c'erano degli affreschi che lui vedeva freschi ancora, come noi vediamo quelli del 400. Lui fa da Trade Union. La consapevolezza non è ancora forte come nei ragazzi di Buona Famiglia, cioè quello che chiamo le tartarughe ninja hanno questa caratteristica, che non hanno complessi sociali. Cioè crescono nell'ambito soprattutto della Repubblica Fiorentina e sono tutti di famiglie più o meno agiate, quindi non si sentono più degli artigiani in dovere di, anche se alcuni lo fanno perché poi Leonardo non si sa mai dove metterlo, può rompiscatole, ma nascono figli di Buona Famiglia e come tali appartengono già a una classe di potere, non hanno più bisogno di essere quella serie B che si confronta col banchiere o con le arti. Altro tema importantissimo a Firenze allora, che è l'appartenere alle arti o meno, le arti e i mestieri. Che non ricordo una reminiscenza liceale. Sì. Mi mettono in mente adesso. Però. No, è molto importante perché lui in questo senso, ma difatti è già, lui finisce col fare, lui sarà un francescano laico, no? Ed è per quello che lo ritrovate proprio sulla parete come Pictor Optimus.